Ecco, vi voglio presentare questo appartamento che si trova in località Ca dell'Albera, che è esattamente tra la Croce Bianca e la Bassona, quindi limitrofi a San Massimo, per chi conosce, insomma, il quartiere San Massimo. Rientra nell'area circoscritta della Croce Bianca. Qua possiamo notare, sul nostro sito dove viene proposto, possiamo notare che è un appartamento in vendita a Verona, località Ca dell'Albera, come vi ho appena anticipato. La zona esatta è Croce Bianca perché il riferimento al CAP è 139 e il prezzo è 114.000 euro. Bene, vediamo più nel dettaglio qualche foto. Adesso ovviamente le foto non sono dei migliori. Uno perché attualmente l'appartamento è abitato da tre persone, due perché la troppa luminosità che illumina l'unità abitativa non rende l'efficacia delle foto, per cui di persona si nota completamente la differenza, quindi è meglio visitarlo per accertarsi. Scorriamo, vediamo, quella precedente è la parte cottura, che è una rientranza del soggiorno. Volendo potrebbe essere anche frazionato con una parete e una porta a scrigno, rimarrebbe la finestra all'interno, per cui anche gli odori del cucinato possono uscire fuori. Poi vediamo la parte del soggiorno, dove è tutto un bell'angolo rettangolare, e la parte sinistra è la zona che vedevamo prima. Di fronte troviamo una finestra che è socchiusa per cui non rende la luminosità. Ahimè, non si è accorto il nostro collaboratore che è andato a fare le foto, purtroppo non essendo un fotografo ma essendo un agente immobiliare, si rischia insomma di incappare in queste piccolezze, insomma, che fanno ovviamente la differenza, comprendo anch'io, vi do ragione, però vi invito a visitarlo qualora siete interessati a una soluzione del genere. E qua sulla sinistra notiamo subito una porta, quella lì è la porta d'ingresso, lo vediamo dall'occhiolino che guarda fuori dall'esterno. Procediamo e qua vediamo dalla parte angolo cottura tutta la zona del soggiorno, perché lì abbiamo un soggiorno con angolo cottura unito. Dopo magari vi faccio il riepilogo del testo pubblicitario, insomma, che rispecchia le caratteristiche, insomma, la descrizione. Quindi da qua vedete la luminosità, insomma. I travi, come avrete notato, sono in legno. L'appartamento vede un corridoio lungo la divisione della zona notte e il servizio, dove abbiamo il bagno che ha l'aspirazione, è un bel bagno grande, c'è una vasca, c'ha il bidet, c'è il water, il lavabo e all'interno contiene anche la lavatrice. E attualmente l'arredamento non è dei migliori perché chi lo abita è un inquilino, quindi si è arrangiato. Insomma, i signori l'hanno comprato in ristrutturazione raffiamante qualche anno fa. Risale a circa il 2010 la ristrutturazione. Vi ho detto che c'è l'aspirazione, ma c'è anche il punto luce perché prende luce dalla zona di una stanza che c'è il vetrocemento come design. Adesso nella foto non è visibile, ma lo vediamo anche in loco. Ci abbiamo la camera matrimoniale che è molto grande, molto bella, si affaccia sul retro, vista aperta sui campi, quindi vale a dire che se uno piace il verde, la natura e la tranquillità, questo è il posto ottimale. Quindi ci si può rilassare. Questa è la cameretta. Sembra piccolina perché ovviamente, ripeto, il collega non gliene voglio, ma comunque è bravo in sé. E se la vedete di persona, la stanza è una bella cameretta. Volendo sulla parte destra, dove qua cito, c'ho la manina, no? In quest'area qua, si può anche installare un lettino. Quindi volendo potrebbe essere un doppio lettino. Si affaccia sempre sul retro, dà sui campi, quindi molto tranquilla, molto silenziosa, vista aperta, immensa. E torniamo sulla cucina. Quindi se avete capito, sono tre locali, cioè cucina, soggiorno, ambiente unico, due camere, bagno, col corridoio disimpegno. E queste finestre che hanno molta luminosità danno sulla corte interna perché questa unità fa parte di una palazzina trifamiliare, c'è un appartamento sotto e un appartamento sopra, questo è un piano intermedio ed è all'interno di una corte dove hanno ristrutturato da zero
questa palazzina qua. E il costruttore poi all'epoca ha deciso di venderle tutte e tre unità, quindi ci sono tre proprietari diversi, differenti. E nella corte a cui si affacciano queste finestre del soggiorno, cioè anche questa, sotto c'è la possibilità di parcheggiare uno o più vetture perché comunque è una via interna, una corte interna, non disturba, non dà fastidio a nessuno. E nonostante sia una corte a ferro di cavallo, vedete voi la luminosità all'interno. C'è da far notare anche la doppia esposizione, perché si affaccia sia all'interno della corte sia all'esterno verso i campi, come vi ho detto prima, perché essendo una zona di campagna, per chi conosce la Croce Bianca, San Massimo, la Bassone, insomma, siamo a 7 minuti dalla Basilica di San Zeno, quindi comode al centro, anche tutto dritto. E, i tre villegno li abbiamo visti, gli impianti sono tutti a norma e la classificazione energetica è un F, considerate che era appena sorto l'obbligo della classazione energetica, per cui l'ottimizzazione magari alle più recenti non c'è, però c'è il vetrocamera, infissi in legno, i pavimenti sono dignitosi, quello lì è un gresso porcellanato messo lineare, e c'è anche le aspirazioni per poter supportare la caminella arriva fino sul tetto, la cappa d'aspirazione e non carboni dei più moderni. E cos'altro dirvi? Vi dico che la corte è molto bella per gli amanti della tranquillità, possono tranquillamente andarlo a rivederselo autonomamente sul nostro sito, cioè la corte immobiliare srl.it. L'annuncio è appartamenti in vendita, zona Croce Bianca per chi volesse fare la ricerca da zero. Quindi da zero cosa fa? Fa Verona, fa zona Croce Bianca e notiamo che ci dà solo per Verona e Croce Bianca le soluzioni che abbiamo in zona. Per cui noi basta cliccare l'appartamento, perché poi l'altro è un lotto, l'appartamento lo troviamo, troviamo il testo descrittivo, troviamo i dettagli, troviamo anche l'ubicazione, cioè la mappa di dove è ubicato, così vi rendete conto che è tra la Bresciana e la Gardesana, quindi all'interno in campagna, e ci abbiamo il modulo di richiesta informazione. Vi leggo molto velocemente il testo che abbiamo impostato per quest'annuncio. Questo qua è un appartamento ristrutturato posto al piano primo all'interno di corte rustica, caratteristica in contesto rurale di campagna, composto a soggiorno con cottura, due camere, bagno, posti auto comune in corte, come vi dicevo anche prima, e termo autonomo e c'è la predisposizione del clima. Qua vediamo un po' di dettagli. Quello che maggiormente ci dà più soddisfazione è che, essendo un riscaldamento autonomo ed è anche a pavimento, i consumi sono veramente bassi, perché il riscaldamento è a pavimento, quindi il consumo è veramente minimo. Poi, essendo un contesto trifamiliare e non essendoci neanche l'amministratore, il vantaggio è che si hanno veramente delle spese condominiali misere, e cioè 10 euro al mese, quindi sono 120 euro l'anno, che sono veramente delle cifre irrisorie. Per cui non sto qua a convincervi, si può fissare tranquillamente un appuntamento di visione, contattateci o via mail ad info@lacorteimmobiliare.srl.it oppure allo 045 810 48 99. Grazie e arrivederci.